16 ottobre 1793. La regina di Francia Maria Antonietta viene ghigliottinata a Parigi. Figlia di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena, viene data in sposa al 14enne Delfino di Francia, il futuro Luigi XVI, per suggellare l'alleanza fra l'Austria e la Francia. Trasferitasi a corte nella reggia di Versailles, Maria Antonietta conduce una vita dispendiosa e frivola. Ostile a ogni compromesso con le idee liberali e accesa sostenitrice del diritto divino dei re, durante la Rivoluzione francese viene messa in stato di arresto insieme alla famiglia reale. Sebbene abituata al lusso, Maria Antonietta vive la prigionia con grande coraggio. Viene processata sommariamente e giudicata colpevole di alto tradimento dal tribunale rivoluzionario. Muore con dignità sulla ghigliottina e con lei l'epoca dell'Ancien Régime.